Aspettiamo 12 mesi per dar loro il nome. 24 mesi per farti apprezzare l'armonia di sapori. 36 mesi oltre per offrirti la maturità. Parmigiano Reggiano, aspettiamo per darti l'eccellenza che ti aspetti. Deca Sport Passion, Sant'Agata sul Santerno, www.decaonline.it. Quattordicesima edizione delle Cime di Romagna, la prima gran fondo che apre il circuito romagnolo, quest'anno particolarmente nutrito. Un saluto da Sabrina Sgalaberna. E da Enrico Spada. Io sono Sabrina Sgalaberna e tu? Sì, io Enrico Spada. Beh, siamo svegli, siamo svegli. 6.45, Piazza del Popolo a Faenza, tutto pronto per la partenza della prima tappa delle nostre gran fondo del circuito romagnolo. Siamo felicissimi di essere ritornati, Enrico. Sì, perché non sanno i nostri amici cicloturisti, i nostri amici amatori, che noi ci svegliamo proprio all'ora in cui parte la gara per poterla commentare successivamente ed essere esattamente sul pezzo. Sì, insomma, per essere sul pezzo. Ah, salutiamo il Monsignore di Pieve Cesato, che è andato a benedire i nostri amici ciclisti, quindi ben ritrovato anche all'amico parroco di Pieve Cesato. Tutto è pronto, sono prontissimi, guardali, la Tozzona, la grande novità quest'anno. Che abbiamo due new entry che poi dopo andremo a salutare, Luci Castel Bolognese e la Tozzona di Imola, quindi due altre belle organizzazioni per un circuito che è salito numero 6. E invece sai quanti erano quest'oggi a partecipare a questa prima gran fondo del circuito romagnolo? Allora facciamo il quiz a casa, più o meno di 3.000 secondo voi? Secondo voi? Beh, ve lo diciamo alla fine, magari ve lo ripetiamo, ve lo diciamo tra un pochino. Intanto salutiamo la Letizia Dall'Osso, la nostra presidentissima dell'Avis Faenza, SCD Avis Faenza. Salutiamo i Deca Riders Team, salutiamo l'Avis Forlì, quante società che abbiamo, tantissimi da Bologna, da Ferrara, da Codigoro, da tutta l'Emilia Romagna, ma anche da fuori dell'Emilia Romagna. Abbiamo visto una cosa, quel nostro amico con la GoPro sulla testa. Allora vogliamo preannunciare che Sabrina, prima della fine del circuito romagnolo, farà un pezzo di strada con la telecamera in testa per fare la soggettiva. Facciamo così? La telecamera farà ben poca strada. Mi ha già sfidato anche il presidente Garavini, visto che, ciao agli amici del Deca Rider Sim, ricordiamo Deca Sport Passion, nostro sponsor appunto, che ci accompagna anche quest'anno sulle Gran Fondo. Parmigiano Reggiano, lo vogliamo dire, l'altro grande amico Giuseppe Alai, ti aspettiamo con la tua squadra all'interno appunto di queste belle Gran Fondo. Allora, beh, magari stavo tentando di deviare. La GoPro la mettiamo in testa a lui. Sì, vabbè, non ti sei dimenticato nel frattempo. Beh, la GoPro in testa a Giuseppe Alai forse avrebbe un suo perché, anche perché è un bravissimo cicloamatore, è un buon scalatore, insomma, potrebbe essere, diciamo, che avrei un buon testimonial. Allora, dicevamo che sono tanti gli amici che ci sponsorizzano quest'anno, salutiamo la BCC Ravennate e Molese, ma salutiamo anche e soprattutto gli amici fondisti e cicloamatori che ci apprezzano molto, e la cosa mi fa molto piacere, Enrico, oramai mi conoscono tutti come la Sabri. Pensa, ne saluto uno in particolare, il signor Gentilini, a cui è stato dato il mio numero privato dalla nostra azienda a Bologna, il mio cellulare privato. Io ho detto: guardi Gentilini, le rispondo volentieri, però lei pensi, se fossero, e adesso svelo il numero di quanti erano, 267 a telefonarmi tutti per saperle messe in onda, io non potrei più lavorare, insomma, a parte che magari qualche ciao Alba, Albissima, Vecchiazzano, quelli che mi hanno spinto 2 anni fa sulla mia prodezza. Però vedi che anche lei è una grande donna, riesce a fare delle bellissime salite, quindi i miei rispetti. Saluto Elio, che è stato operato, e poi Enrico. Poi vogliamo dire che stiamo salendo da Modigliana sul Monte Chioda, che è per la prima asperità di questa giornata. Cime di Romagna con 3 percorsi, come sempre, il breve senza grosse salite, il medio e il percorso lungo, che prevede 4 asperità. Di fatto sono 3, perché una è doppia, diciamo così, di Monte Chioda.
Insomma, il Peschiera e l'Eremo, che sono veramente durissime, e poi il Passo Carnevale e ovviamente i Monti Coralli sul finale, ma insomma quella rispetto agli altri è veramente una passeggiata di salute. Ma io poi alla fine, al pasta party, ho incontrato un signore che forse adesso riprenderemo, è simpaticissimo. Il tuo numero privato? Quello mi ha proprio telefonato al mio cellulare privato, quindi grande Gentilini, però è stata una persona Gentilini di nome, di fatto, un gran gentleman. Gentilissimo. E ha capito la mia posizione. Ovviamente non c'è un numero, però se volete sapere informazioni sulle Gran Fondo, vi do il nostro numero aziendale 0543 798940, New Time SRL a Forlì. Siamo l'agenzia di produzione audio video che appunto realizza queste belle Gran Fondo. Sabrina, quindi vogliamo anche dire quando vanno in onda queste, diciamolo, queste... Allora, siamo già in onda adesso, sì, che ci state vedendo, il giovedì alle 22:45, il venerdì alle ore 19, quindi pre-cena. E questo, ecco, lui è stato, mi ha detto che qui non ci sono tante G puntate, tante donne, mettiamola così. E io ho detto: guardi che si deve guardare un po' più attorno, non devi stare solo sui ristori. Infatti, hai visto, era qui al ristoro che mangiava invece di guardarsi attorno, e guarda quanta gente. E poi bisogna correre forte per andare a trovare, per prenderle, perché le donne si fanno veramente rispettare. Guarda, direi che qui già che ci sono, ne abbiamo già un ottimo esemplare. Amici che ho intervistato appunto al pasta party, la prossima volta guardatevi un po' più attorno invece di essere conquistati dalle peschine. Oppure invitatele e portatele, esatto. Sono, e allora volevo ripetere che gli orari messi in onda sono il venerdì alle ore 19, la replica e la seconda battuta sempre il venerdì, ma a mezzanotte, per questo chi è importante attardarsi un po' di più. Diciamo che è andato tutto bene, un bellissimo circuito romagnolo che è partito alla grande. Le Cime di Romagna è sempre una delle più anziane del nostro circuito, bravi l'organizzazione nonostante il maltempo che li ha minacciati fino alla sera precedente. Io stessa ero preoccupata per Lorenzo Nacci, che ringraziamo, il nostro tecnico sul grande percorso. Lorenzo. Grande Lorenzo, ma grandi tutti questi cicloamatori che continuano a essere fedeli al circuito romagnolo. Quindi abbiamo detto le due novità di quest'anno, però godiamoci un po' i paesaggi. Enrico, se no parlo solo io, guarda che bellezza, una poesia, Rocca San Casciano, sì, la primavera in fiore. Non è detto che poi se parlo io ci godono il paesaggio, però insomma adesso stiamo andando verso da Rocca San Casciano, stiamo risalendo, scendiamo verso il Peschiera, che è poi anche il, diciamo, chiamiamola la cima Coppi. Qui si dividono i due percorsi, uno il breve, diciamo, ritorna verso Faenza, il medio, mentre quello lungo va verso il Peschiera, che è una salita piuttosto lunga, anche in parte in alcuni punti pedalabile, come potete vedere da queste immagini, perché non è la classica salita durissima, però diciamo che a un certo punto le asperità si fanno più pesanti e lo vediamo da qui. Dislivello, pendenza 11%, ecco, cioè, esatto. Rico, quando veramente si arriva a San Benedetto in Alpe, e guarda loro col sorriso sulle labbra, si fa proprio per questo, per fare le salite, e c'è chi diciamo viene dilaniato dalla fatica, c'è chi invece la fa col sorriso sulle labbra. Entrambi le tipologie di cicloturista arrivano su estremamente soddisfatti. Insomma, Lorenzo si era innamorato di queste nostre due signore, della ragazza bionda e di Alba, che ho rivisto riprese, insomma un bel biscione che adesso è stato un po' più concentrato su queste prime immagini, però insomma merita davvero vedere la salita e la prodezza di questi amici ed amiche. Siamo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, lo spettacolo della natura, veramente della natura, spettacolo della natura a cavallo tra Romagna e Toscana, lo potete vedere. Marradi, siamo qua. Già in Toscana, siamo in Toscana, Marradi, e siamo verso appunto la quarta asperità di giornata, il passo Eremo. Salita cortissima, però fatta dopo una salita importante come quella del Peschiera, e poi appunto con l'ultima asperità piuttosto pesante, ecco, altro colgo, ristoro. Colgo l'occasione per dire 5 ristori, tutti ampiamente ben riforniti, dal primo all'ultimo c'era ogni ben di Dio, mi dice Lorenzo, tra cui anche lui ha detto baci di dama. Ho detto: ma tu sei proprio toscano, quelli non erano baci sono di dama, le sono le peschine, e qui c'era addirittura lo zabaione al suo interno. Guarda, hanno veramente superato loro stessi. Mi fanno quasi venire voglia di fare una salita per arrivare su là, io guarda macchina, ovviamente. Ecco, mi sembrava molto strano. Beh, ti ci porto una mattina, se fai il bravo ti ci porto.
Salutiamo anche gli amici della baracca, l'8 di maggio avranno la loro gran fondo, li saluto veramente col cuore, prima o poi vi rivogliamo all'interno del circuito romagnolo, sicuramente ce la faremo a riessere tutti assieme uniti nel nome del sano ciclismo. Beh, intanto dobbiamo dire che questo circuito comincia a essere veramente importante, 6 tappe sono alcune veramente gare che non hanno niente da invidiare, non a tappe gare, di Giro d'Italia. Sono raduni. Chiedo scusa, sì, non gare, ma volevo dire che non hanno niente da invidiare alle gare, alle tappe, alle gare del Giro d'Italia o di qualsiasi gara professionistica. Ecco, io invece vorrei ricordare che da anno scorso c'è il barcode, quindi ricordatevi di portare con voi il tesserino che WISP. Non è un ristoro, è il barcode. No, non è vicino al ristoro, però. Allora, ci sono quelle specie di... cosa sono? Delle specie di pistole, sì, si chiamano pistole, che vi divano il vostro tesserino della WISP. Quindi portatevi il tesserino. Non vi servono le altre tessere, mi raccomando. Vi serve il tesserino, quello lo fate timbrare e lì testimonierà il fatto che avete percorso una direzione anziché l'altra. Anzi, ricordo che sul percorso corto erano 152, ci sono le novità della visita medica, quindi ha portato qualche piccola defezione sul percorso più lungo, appunto il discorso della visita medica, che d'altronde comunque è arrivata un po' in ritardo, però direi che è importante per la salute di tutti. Assolutamente. Ecco, vogliamo ricordare il percorso medio 1137 fondisti, gran fondo 454, quello è il barcord, percorso corto 152, insomma diciamo che numeri di rispetto, qualche piccola defezione, ma ci può stare col maltempo, con... vuoi ancora la crisi che morde, vuoi anche il controllo medico, mettici tutto, addirittura la piadina. Qua questa non me l'aveva detta Lorenzo, la piadina romagnola addirittura nel punto più alto, chi ha osato ha trovato la sorpresa. Adesso si riscende, Enrico. Abbiamo intanto fatto... si rientra in Romagna, ecco. Poi si riscende e si va verso, diciamo così, il... chiamiamolo traguardo, anche se traguardo non è, ci si avvicina a Faenza, dove è posta la, diciamo, il ritrovo, il raduno di fine gara. E che raduno, che ritrovo, il pasta party, c'è il pasta party, Enrico, ti sei dimenticato, siamo alla Gemos di Faenza, il punto di arrivo. Volevo ricordare che le premiazioni della 14ª edizione della Le Cime di Romagna si terranno domenica prossima all'interno appunto della parte finale della festa invece della Ercole Baldini, che sarà l'appuntamento del 24 di aprile, quindi reinvitiamo di nuovo tutti, ma loro hanno già fatto sicuramente l'abbonamento a tutte le 6 gran fondo per 36 euro. Chi si vuole iscrivere alla singola sono soltanto 7 euro. Io credo che con 5 ristori, bagni, di meccanico a disposizione, l'assistenza meccanica piuttosto che medica, insomma c'è veramente di tutto. Penso di poter dire a nome degli amici del circuito che lo fanno veramente con tanto amore. Oltretutto tutti delatissimi percorsi, nonostante lì ci fosse anche una concomitanza con una manifestazione motociclistica, insomma Enrico, sono stati bravi, hanno superato loro stessi. Complimenti agli amici dell'Avis Faenza, davvero complimenti, avete superato voi stessi nell'organizzazione. Alvaro, Letizia e tutto lo staff dirigenziale è stato veramente bravo anche questa volta, insomma l'esperienza insegna e l'esperienza credo di poter dire che dia un buon esempio. Sì, siamo a un tiro di schioppo, diciamo così, dalla conclusione di questo percorso. Abbiamo visto i nostri eroi affrontare i Monti Coralli e tra poco scenderanno verso Faenza, qui la segnalazione sul percorso, tutto in estrema sicurezza. Celle, siamo veramente quasi arrivati, Enrico, abbiamo credo superato anche l'ultimo dei 5 ristori, ripetiamolo, 5 ultimo chilometro, stiamo arrivando veramente alla Gemos, dove troveremo tanti sorrisi, tanta gentilezza, una mensa addirittura aperta a disposizione soltanto degli ospiti della Gran Fondo. L'appuntamento per il giorno 24 sulla Ercole Baldini, che vedrà grande protagonista sul percorso anche Ercole, che è stato campione olimpico nominato e adesso fa parte della Hall of Fame di qualche giorno fa, la notizia.
tanti gli amici che hanno partecipato e che dirvi. Io vi saluto da parte mia e da parte di Enrico. Prima o poi ci facciamo vedere tutte e due, perché voi vedete solo me. Però Enrico, sì, quando arriva non passa inosservato, è alto quasi due metri. Se ne accorgono, no? Più che altro... guarda quante donne. Ci sono, le donne ci sono. Deca Ride Steam, e vai, grandi. Adesso vi daremo anche qualche consiglio col Deca Sport. E allora, evviva gli amici della SCD Avis a Faenza e ovviamente arrivederci al 24. Bravi tutti. Una partenza veramente di grande soddisfazione, perché i ciclisti erano numerosi, erano tanti, veramente tanti. In piazza abbiamo avuto un afflusso di persone che non ci aspettavamo, visto anche le nuove regole in corso, temevamo che ci fossero meno presenze. Invece presenza massiccia di tutti i ciclisti, sia di quelli abituali sia dei nuovi. Quindi per noi un grosso successo. Abbiamo avuto persone anche da lontano, sono venuti dalla Campania. Quindi proprio abbiamo avuto i percorsi sono andati bene tutti, sia il percorso corto che il medio che il lungo, non ci sono stati problemi particolari, la sicurezza è stata garantita e le nostre forze dell'ordine, chiamiamole così, personali, i nostri operatori sul campo si sono distinti per proprio l'abilità e per il desiderio di fare proprio bene. E poi abbiamo i ristori, tutti si sono complimentati per i ristori, quelli che sono usciti dal pasta party hanno detto che erano ben sazi e ben soddisfatti di tutto ciò che avevano mangiato, per cui devo dire proprio un inizio del circuito romagnolo a 5 stelle. Noi ci teniamo proprio come società ad essere una società che appoggia tutte le iniziative della città e del territorio. Noi vogliamo valorizzare il nostro territorio, per cui siamo sempre disponibili a collaborare quando c'è qualche attività nuova a Faenza. Questo perché io devo dire che tutti i soci sono solidali in questo, cioè abbiamo una società veramente coesa da questo punto di vista. Poi abbiamo degli sponsor che mi scordo a volte di nominare, ma li ho nel cuore, che veramente ci sostengono e a cui siamo grati a tutti quanti, proprio perché abbiamo un appoggio che ci permette di fare queste cose. C'era anche Cassani, ci ha fatto molto piacere la sua presenza, perché dà lustro alla nostra Gran Fondo. Poi è stata una presenza inaspettata, cioè veramente è venuto di sua iniziativa. Allora diremo grazie Cassani. Oltre a Roberto Conti e Daniele Caroli, che erano presenti questa mattina alle 7. Stavo dimenticando che c'è anche l'Avis in rosa, non ero ancora entrata, ma quando si entra, soprattutto le donne che partecipano, che entrano, c'è qualche cosa in più che voi offrite. È da sottolineare, perché è un'attenzione, una gentilezza che un vostro sponsor realizza verso le signore, che numeri in crescita. Certo, numeri in crescita, e quindi noi, come tutti gli anni, ormai è diventata una tradizione a Faenza, non può mancare, prepariamo un gadget in collaborazione con Fabio Sport, e quest'anno c'è una bella bandana da utilizzare al collo, in testa, in varie posizioni, con marcato sopra il logo di Fabio Sport, opaco, lucido, quindi una bandana da sera. I numeri veramente sono sorprendenti. Io ho i dati provvisori, ancora però quasi definitivi. Siamo a 2500 iscritti sui percorsi e quasi, mi dicono, 590 autogestiti. Ho detto questa mattina in piazza alla partenza, era la 14ª edizione. È difficile per tutti noi organizzatori mantenere così un afflusso così costante, nonostante che il ciclismo è cambiato, il modo di organizzare è cambiato e soprattutto le regole sono cambiate. Le regole sono cambiate forse in maniera, dal punto di vista temporale, inopportuna, perché sono arrivate tardive. Sono giuste, corrette, perché come ho detto stamattina dobbiamo fare un ciclismo di salute, però se ce l'avessero date un po' prima probabilmente avremmo preso dei provvedimenti, oppure meno avremmo preso delle contromisure, ecco. Io spero che il tempo, ovviamente, che c'è stato amico quest'anno, si siano divertiti tutti, perché a livello di incidenti non ce ne sono stati. Abbiamo solo avuto qualche problema tecnico, avevamo delle persone sui percorsi che venivano in aiuto per le forature, che sono normali. È andato tutto bene, ripeto, come ha già fatto Letizia. Devo ringraziare in modo particolare, oltre ovviamente tutti
quelli dei ristori, qui al Pasta Party, eccetera. Devo ringraziare quelli che erano agli incroci, quelli che erano sul percorso con le moto, perché questa mattina veramente hanno dovuto fare un lavoro straordinario, hanno dovuto fare avanti e indietro per i percorsi, per far sì che nessuno si facesse male, che tutto fosse ben segnalato. Quindi grazie, veramente grazie a loro. Allora, oggi intanto siamo andati bene con il tempo, perché dopo la giornata di ieri eravamo un po' preoccupati. Invece era un po' freschino stamattina, ma siamo andati bene. Poi a me personalmente è uno dei percorsi che mi piace di più, quindi vengo sempre molto volentieri a fare questa Gran Fondo. Quindi siamo partiti bene, qui sono organizzatissimi, hanno un'esperienza che noi abbiamo da imparare, cerchiamo di copiare un po' le cose belle e positive. Comunque, se il buongiorno si vede dal mattino, il circuito promette bene. Speriamo. Soddisfatti di essere entrati in questa grande famiglia? Sì, sì. Eravamo, diciamo, un po' preoccupati di essere all'altezza o no, perché non abbiamo una grossa esperienza in fatto di Gran Fondo. Però sono contento veramente di essere entrato a far parte del circuito. Parliamo del Deca Riders Team. So che Fabiano si sta muovendo proprio su una bella bici realizzata dal Deca per lui appositamente, dalla Deca Sport Passion, o sbaglio, su una Dromo? Sì, sono tornato ai miei tempi, è un telaio d'acciaio, non lo usa più nessuno, però io l'ho voluto perché ci credo ancora, mi piace e funziona molto bene. Questo è un telaio rigido, però nello stesso tempo elastico, riposante. Però... gli amici della Deca Sport Passion l'hanno fatto apposta per te? Sì, gliel'ho chiesto. Io ci credo molto che qualcuno si possa avvicinare a questa realtà, perché è ancora un compromesso valido. Ma voglio chiederti come ti sei trovato in questa grande famiglia, perché anche per me è un po' una famiglia. Davis e papà Giuliano sono degli amici carissimi innanzitutto, poi sono anche dei nostri sponsor. Mi sono trovato bene perché non conoscevo oppure di vista qualcuno di questi ragazzi, mi hanno accolto come un amico da sempre, sono rimasto colpito in positivo. Hanno dimostrato di volermi bene. Tu lo sai che si stanno autotassando questi ragazzi, e per me è un'autotassazione molto importante. Io sto cercando in quello che posso, ma spero anche che i nostri amici del circuito il prossimo anno ci possano dare una mano. Il Deca Riders Team si è diviso in due grandi filoni: uno quello dedicato alle Gran Fondo, quell'altro invece dedicato alle mountain bike, giusto? Un po' più competitivo, sì. Vero Beppe? In realtà sono anche più di due filoni, nel senso che attualmente il DRT ha sia un gruppo Gran Fondo che un gruppo circuiti, gare in circuito, un gruppo di cicloamatori. E anche quelli lì dietro, i cicloamatori, tutti questi qua, una piccola parte. Questi bei soggetti qui. Esatto. Eravate oggi? Oggi eravamo una ventina, 30? 31, addirittura 31, ecco, io ero rimasto a 20, 31 circa. È un gruppo che è cresciuto molto, la società esiste da più o meno 5 anni, ma nell'ultimo anno c'è stato un exploit, siamo arrivati ad essere più o meno un centinaio di iscritti. E appunto ci dividiamo tra Gran Fondo, circuiti, gare di mountain bike, o circuito comunque di mountain bike, e la cosa più importante, ovviamente, alla quale teniamo in particolar modo, è il gruppo Juniores, cioè ci siamo, appunto, come dicevi tu prima, autotassati quest'anno per riuscire a creare una squadra Juniores che era da 10 anni che non esisteva in provincia di Ravenna. Se ci fosse ancora Pantani, approverebbe questo progetto? Ma Pantani era un genio. Tu hai pedalato con lui? Sì, per 6 anni. Era un genio in tutti i sensi, negli estremi e nei... credo che l'avrebbe appoggiato. Io ho vissuto gli ultimi anni con lui, parlava sempre del futuro, di rimanere nel ciclismo, e credo che a lui una squadra di giovani sarebbe piaciuta. Purtroppo non c'è più e è fatica dire quello che sarebbe potuto succedere. Com'è andata quest'oggi? Ti è piaciuto? È un nuovo approccio, diciamo? Tu eri mai stato in bicicletta? Ci vai spesso? È la quarta uscita che faccio in bici. Quanti chilometri hai fatto? 195. Questa passa ti ha già portato ai 100 chilometri? La seconda volta.
È meglio pedalare o spingerci con le gambe sul suolo normali, ovvero correre? No, meglio correre a piedi, dai. Ascolta Sabri, noi ci stiamo allenando per la 100 km le passatore a piedi, quindi oggi ci servono questi chilometri. Sarai a piedi, lui in bicicletta? No, sarò a piedi anch'io. Quest'anno tutti e due a piedi la 100 km, sì. Ragazzi, vi dico che questa è un'ottima palestra, ci rivediamo sulle prossime Gran Fondo del circuito romagnolo, non potete mancare. Non ti preoccupare, ci saremo Sabri. Ci saremo. Quale percorso Albissima? Lungo. Sei un mito. Grazie. Com'è stato? Bellissimo. Com'è andata un po' così l'organizzazione? Con gli dunque, è sempre stupenda, l'organizzazione è sempre meravigliosa, gli amici siamo sempre stati insieme, un bellissimo gruppo. Non hai dovuto aspettare la Sabri, vero? Sì, che ho dovuto aspettare la Sabri. Io oggi sono arrivata qua, non ero in bicicletta, però quella volta. Ti ricordi tu e l'amico Elio quanto mi avete spinto? 60 km sono stati durissime. No, è un piacere spingere un'amica. Allora saluto mio marito che è a casa. Elio! E il mio sì, Elio, perché ha avuto un intervento. Com'è andato il percorso? Quale ha realizzato? È il lungo, ho fatto una fatica bestia, però sono arrivato. Allora, siamo in regola col certificato medico? Certo. Ha creato molti problemi? Penso proprio di sì. Qualcuno, però credo che sia una cosa giusta anche per la salute. Sì, oddio, in parte, dipende, perché uno lo sa qual è la sua salute, sì. Lo sa, però a volte magari uno, anche se lo sa, non lo realizza. Non lo so, oddio, dipende, però io penso che uno, il suo bene è la prima cosa. Abbiamo superato anche questo scoglio. Ma i percorsi come sono stati? Cos'è che stavi mangiando? No, no, no. Buono tra l'altro quello che stai mangiando. Cos'è? No, adesso questo è il riso in bianco. Beh, mi sembra giusto, avrei scelto anch'io quello, perché qui fanno anche quello se glielo chiedi. Sì, sì. No, carini, sono bellissimi, vero? Eccezionali. E i percorsi come li hai trovati? No, come gli scorsi anni, no, tranquilli. Sì. Ospitalità? Perfetta. Circuito? Ho posato tutto, insomma, tutte le gran fan. Sì. Ci hanno anche dato i biscotti, i tortelli con la saba, cioè meglio di così non si può. E dove siete? Bologna. Buon appetito, scusate. Ovvio. Com'è il passaparti? Validissimo, perfetto. E le gran fondo qui del circuito le avete aderito a tutte, avete già fatto l'abbonamento? No, però abbiamo fatto Russi e poi adesso, vabbè, questa è la prima del circuito romagnolo, no? Esatto. No, le veniamo a fare se possiamo, insomma, non abbiamo. Il discorso del certificato, ce secondo l'abbiamo. Voi è giusto? Certo, è giusto, la sicurezza è giusta. Infatti, la sicurezza è importante, vero? C'è stato un mucchio di problemi all'inizio, insomma, ha creato qualche problema, qualche defezione, però bisogna farci conto. Bisogna adeguarsi. Siete? Allora, io parlo in questa maniera per Falberta Benigni, però veniamo da Granarolo, Castelmaggiore, e siamo listonati. Guarda di Castelmaggiore. Quello lì dietro viene da quelle zone là, eh. Ah, ti bene, ha, bene. Ti ha riconosciuto. Come ci siamo trovati lungo questo primo benissimo percorso della Gran Fondo Avis? Ci siamo trovati benissimo, benissimo. Lo torniamo a fare anche quest'altr'anno, bello. Avete anche già il pacco gara. Abbiamo già anche mangiato, siamo già ristorati. Abbiamo preso anche il caffè. E poi adesso avete preso la bici che era nel parcheggio. Esatto, era legata lì col lucchetto. È fondamentale, è importante, perché io ad esempio la mia bicicletta non la lascerei se non ci fosse il lucchetto. Com'è stato questa prima edizione della nostra Gran Fondo di Faenza del circuito romagnolo? No, è stata bella, ci siamo stati ancora. E le avete riscelte perché magari vi siete trovati bene o no? Sì, sì. Benissimo. C'è qualche difetto, perché io vado da una parte e mi dicono sono bravi, vado dall'altra e mi dicono sono bravi, un difetto glielo troviamo? No. Io insisto a chiedere sui difetti ma nessuno mi risponde. Lei di dov'è? Bologna. Bologna, com'è andato? Bene. Percorso lungo? Lungo. Per gli amici che vengono dalla zona dell'Emilia o Toscani o quelle che erano, che mi dicono non abbiamo visto donne, beh ragazzi non vi siete fermati al dolce, guardate che popò di ragazze abbiamo trovato qua, dulcis in fundo come si suol dire, vero? C'è anche questa bella torta al cioccolato. Molto buona, la torta tenerina al cioccolato è da assaggiare. Ragazze, quante ne avete servite quest'oggi? Ah, non so mai quanti pezzi, tanti hanno avuto il bis perché hanno detto che è molto buono, la ciliegina sulla torta proprio. Direi proprio ciliegina sulla torta. Anche il bis o il tris. 3150 più 130-140 dell'Avis che lavorano e i 3.150 sono suddivisi su 2.615 sui percorsi, i rimanenti
sono sull'autogestito. Insomma, ciclisti tutti all'ultimo, eh? Sì, sì, tutti all'ultimo, perché oltretutto il tempo doveva essere bello e poi ci ha messo un pochino di malizia ieri il tempo, però stamattina freddo, erano carichi tutti a partire. E pronti, anche perché aspettavano proprio questa prima uscita ufficiale. Sì, sì, questo era proprio era un test abbastanza buono e la risposta è stata buona, considerando tutto il sistema che è un po' in crisi, ma andiamo bene. Funzionatura fatto con il metodo della Barco. L'anno scorso, quest'anno diciamo l'abbiamo riconfermato perché è un nostro progetto assieme a WISP Evoluzioni Web per portare avanti anche in futuro e poterlo estendere anche da altre parti perché stanno degli ottimi risultati. Diamo appuntamento al prossimo raduno ciclo amatoriale dove ci sarà un personaggio d'eccellenza che è entrato nella Hall of Fame proprio di recente. Sì, sì, è il 24 di aprile con la Ercole Baldini, dove Ercole Baldini spero che sia presente e niente, speriamo che anche loro abbiano la fortuna di avere il bel tempo e subito a ruota ci sarà la prima new entry che è il 1° maggio con l'USC Castel Bolognese e la Vallata del Senio. Proseguiremo con la Gran Fondo Città di Lugo. Città di Lugo il 29 di maggio, il 5 giugno la Città di Ravenna seconda edizione e poi ci spostiamo a fine agosto a chiudere con la seconda edizione della Città di Imola organizzata dalla Tozzona. È la seconda new entry. Esatto, la seconda new entry che penso avranno possibilità di crescere tranquillamente. Io direi di passare il testimone come abbiamo fatto tutti gli anni, presidente, al presidente che sarà l'ospite della prossima Gran Fondo. Lo passiamo a Veliano Longhi che è il responsabile insomma della GS Massesi. Veliano Longhi è un amico per cui auguro a lui veramente di avere lo stesso successo e lo stesso tempo che abbiamo avuto noi perché anche il tempo ci ha aiutato, ci ha sorriso come meritavamo dopo tanto lavoro. Veliano in gamba.